A 5 anni dal riconoscimento UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, l'Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera Lucio Petronio di Pozzuoli celebra la dieta mediterranea. Non a caso parliamo di dieta mediterranea in quanto ricorre in questi giorni il riconoscimento dell'UNESCO patrimonio culturale dell'umanità immateriale, appunto, e per cui dopo 5 anni è giusto che si apra questo confronto anche per tutti gli eventi nefasti che oggi sentiamo sempre parlare. Di crisi, della qualità, dello stile di vita, della contraffazione dei cibi. Pertanto credo che la dieta mediterranea, oltre a contenere tutti gli elementi di uno stile di vita diverso e che possa allungare la vita, come statisticamente c'è stata comprovata, ma riesce la dieta mediterranea a cercare anche dal punto di vista ambientale a ridurre quello che è l'impatto con l'ambiente, cercando di ridurre al minimo quello che vuole essere il rapporto alla produzione dei cibi, il rapporto con l'inquinamento ambientale. L'evento, che si terrà mercoledì 18 novembre alle ore 17, avrà luogo nell'auditorium del plesso centrale in via Serao 13 a Monteruscello. Sarà un incontro destinato a conoscere le bontà e le potenzialità della dieta grazie ai consigli di medici ed esperti. Aderito al nostro invito, la ringrazio pubblicamente per i suoi impegni che ha trovato il tempo di essere qui con noi, dove sicuramente porterà il suo contributo in un compleanno della dieta mediterranea che la verrà tra di noi, tra i relatori. Porterà i saluti dell'istituto il dirigente scolastico Filippo Monaco. Interverranno Luisa Franzese, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Salvatore Panico, medico, docente dell'Università Federico II. A seguire ci sarà un buffet aperto a tutti, preparato dagli studenti dell'istituto alberghiero con prodotti della dieta mediterranea.